Buongiorno Cipollini, oggi vi porto con me a parlare di lui, di questo. Mi è arrivato, me l'hanno inviato per prova, devo dire la verità, è una figata pazzesca, è un qualcosa che va ben oltre le mie aspettative. Parliamo del Mozza Mini S. Sigla. Veramente semplice da usare, perché alla fine è una sorta di grande giocattolone, un po' come l'Osmo Mobile. Vi posso assicurare che questo cosino qui funziona veramente bene, è davvero semplicissimo. Qui c'è una levettina dello sblocco che nel momento in cui si tira indietro si gira e voilà, le Jason Fe. Lui in realtà è già pronto. C'è anche un accessorio che io casualmente ho qui, che è un treppiedino, che apparentemente può sembrare una cosa in più che lo rende più scomodo, più grande, però a parte il fatto che ti dà più presa, ma poi ti permette veramente di utilizzarlo un po' dove ti pare, di lasciarlo e di appoggiarlo. Vedremo che ha delle funzioni che sono veramente fighe. Associato alla sua app, ti permette di fare time lapse, ti permette di selezionare i punti e fare degli hyperlapse fatti come si deve. Insomma, ha veramente tanti pro. È quasi tutto di plastica, ovviamente la parte interna dei braccetti no, ma i motori chiaramente non sono di plastica, ma in linea di massima è estremamente leggero, 495 grammi se non ricordo male, ed è veramente quindi super trasportabile. Certo, non è microscopico, però non è nemmeno enorme come un Ronin o quant'altro, quindi comunque può essere tranquillamente trasportato all'interno di una qualsiasi tipo di borsa. Apriamolo. Ci sono due modalità fondamentali, la classica modalità orizzontale e la modalità verticale, che ti permette di utilizzare il telefono per fare selfie, per creare delle storie o per usarlo per esempio su live, perché una delle funzioni che vedremo sull'app fighissima è quella di poter streamare e fare live direttamente utilizzando l'app della Mozza. In velocità parliamo di cose tecniche, la batteria dura molto, abbastanza, diciamo 5 ore, e tramite USB-C, quindi con ricarica veloce, si può ricaricare in solo 3 ore. Ha qui una USB di tipo micro con il cavettino che esce in dotazione, quindi TRRS micro USB, è possibile comandare lo scatto, l'avvio e lo stop della ripresa con una qualsiasi app, anche con l'app interna del nostro telefonino. Vediamo subito che per tararlo è semplicissimo. Intanto, piccola premessa: nel momento in cui noi montiamo il treppiede ci rendiamo conto che è un po' inclinato in avanti, non ci dobbiamo preoccupare perché è concepito proprio in questo modo, perché dietro c'è il peso dei motori e quindi tende a controbilanciare questo peso. Prendiamo il telefonino. Una cosa interessantissima che potete vedere in questo B-roll è che all'interno di questa clamp ci sono dei solchi che fanno spazio ai pulsantini del telefono e quindi evitano che sia un continuo disattivare funzioni e cose, perché si avviano premendo i pulsanti, tipico problema dei telefonini. Tarallo è veramente semplicissimo, si può aprire da entrambi i lati. È così. Così, come no, rifacciamo. Allora, hai visto? Carino, vero? Ma si gira da solo? Sì, una volta tarato fa tutto lui. Fa i movimenti un po' come se fosse Antani, sì. È facilissimo montarlo. Troviamo una posizione che sia abbastanza stabile del telefono. Questa va abbastanza bene già così ad occhio. Anche se leggermente inclinato non ci fa nulla, perché poi compenseranno i motori senza una grossa fatica. Pulsantino laterale, si tiene premuto 3 secondi e lui stabilizza e si accende. Molto semplice, immediato. Vediamo subito le funzioni base. Abbiamo un joystick che ci permette di muovere in tutte le direzioni il nostro telefonino. La cosa interessante è che ha veramente tantissime opzioni come direzione. Premendo il grilletto e premendo 3 volte il pulsantino qui sotto del joystick abbiamo la visione zenitale. In linea di massima, se non usiamo l'app o comunque se non colleghiamo il nostro telefonino col cavettino, finisce qua la storia, nel senso possiamo fare tutte
le cose, abbiamo le modalità, abbiamo la possibilità nel momento in cui torniamo di, premendo tre volte il grilletto, tornare, insomma un po' come tutti i gimbal sul mercato, di tornare allineati, e la storia potrebbe finire qui. Però in realtà la cosa interessante c'è quando apriamo l'app proprietaria di Mozza e facciamolo. Vediamo subito, l'interfaccia è molto molto intuitiva. La cosa bella è che collegandola al Bluetooth, cliccando quindi appunto qui sul Bluetooth, consentendo eccetera eccetera, si collega, il mio è già collegato, voilà, le Jason Fe, il gimbal è collegato. E la cosa interessantissima è che noi ora possiamo controllarlo in tutte le sue funzioni. Per esempio possiamo scattare una foto al buon Pietro, tac, anzi no, questo è un video perché sono un cretino, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Possiamo chiaramente muovere il nostro gimbal un po' come ci pare, tre click veloci per rimetterci in linea, e possiamo gestire tutto quello che sono le funzionalità all'interno dell'app. Una cosa molto interessante per esempio è l'utilizzo delle gesture. Nel momento in cui noi attiviamo le gesture e per esempio vogliamo farci un selfie, basterà utilizzare le uniche due gesture che faranno molto ridere il nostro Pietro adesso quando le farò, che sono: questa cosa tipo cinesina simpatica, che per dirgli scatta oppure avvia la registrazione, e questa mano messa così come per dirgli alt, per far interrompere la registrazione quando stiamo usando il gimbal per fare video. Allora vediamo il menu, che è veramente facile facile facile. Abbiamo intanto la possibilità di modificare, ovviamente possiamo farlo anche tutto attraverso il nostro joypad, però per comodità ora usiamo le dita. Possiamo impostare il 4K, il Full HD, possiamo impostare anche l'HD a 120 fps, per cui alla fine ci ritroviamo comunque con tutta una buona quantità di opzioni. Alcune cose tipo le gesture per esempio non funzionano sul 4K purtroppo, ma potremmo farcene anche una ragione, e lasciamo momentaneamente in 4K, che è diciamo la definizione che mi interessa avere in questo momento. La possibilità di attivare delle indicazioni, cioè delle griglie per i tagli fotografici, per esempio potremmo mettere le diagonali, potremmo mettere la classica griglia per le regole dei terzi, e lasciarla perché bene o male ci interessa, oppure no, lasciamola senza, che tanto le regole dei terzi le conosciamo. Altro menu molto interessante è questo dei filtri, sostanzialmente originale, il filtro beauty, non mi dice che non sono supportati in 4K, regà, ce ne dobbiamo fare una ragione. Il filtro beauty, infatti guarda che sono venuto bello. Poi abbiamo sempre non supportati in 4K, è un po' fastidiosa questa cosa, i colori invertiti, o la simulazione di un filtro ND. Nei menu abbiamo anche le possibilità di cambiare la tipologia di fuoco, di collegare un microfono Bluetooth, e attenzione attenzione, la possibilità di andare live mettendo un custom RTMP, quindi mettendo un indirizzo, se per esempio stiamo facendo una diretta streaming che ne so, con Twitch o con altri sistemi, oppure direttamente loggarci su YouTube o Facebook e andare direttamente con Facebook e YouTube in live direttamente dal telefono. Rimpostiamo la camera intanto in 4K. Altri effetti interessanti sono la compensazione di esposizione, che neanche a dirlo diciamo compensa. Torniamo indietro. Il white balance, che ha i suoi preset, noi lo lasciamo in automatico perché stiamo facendo un test del telefonino. Da qui è possibile ovviamente rivedere il nostro video, se abbiamo tutta questa fantasia di rivederci le nostre foto. È possibile addirittura creare un lavorare con più foto e fare un piccolo montaggio. Vabbè, dice di aggiornare il firmware, mi raccomando fatelo ragazzi. La possibilità di attivare o disattivare il flash. Che altro dire ragazzi, non resta che fare un test sul campo e vedere quanto riesce a stabilizzare bene con una normale camminata questo gimbal. È facile tenerlo anche con una mano perché veramente 495 grammi è veramente
niente, non pesa praticamente nulla. Fermiamoci un attimo, usiamo le funzioni del joystick per fare una bella inquadratura in movimento, un bel movimento cinematografico con queste colonne. Questo buon esperimento di architettura artistica Regina, che ci sta costando tipo una milionata di euro senza avere poi i soldi per cacciare Blatt e topi dai nostri palazzi. Perfetto, che facciamo una prova anche mentre corriamo. Ci sei? Considerate che è un ciccione che corre, quindi sobbalzo come un elefante, come potete vedere dalle immagini di backstage, e il risultato, da quello che vedo sullo schermo, è comunque decisamente buono, tutto sommato. E lui è quello che non ha voluto correre, lui è quello che non ha voluto correre con me. Allora, ora vediamo una funzione veramente fighissima che ci permette di fare i time lapse, però di farli in movimento, quindi di fare una sorta di hyperlapse che si chiama, non mi ricordo come, però vabbè, sti cazzi, vediamo qual era. Speed, calibration, questo non c'entra niente. Ah, dobbiamo togliere il 4K, stando rotto il cazzo, sto fatto. Nella sezione timelapse ne abbiamo di due tipi: il timelapse fotografico classico e poi il motion timelapse. Il motion timelapse ci permette di selezionare i punti in cui il gimbal si deve muovere e fare un timelapse, che possiamo settare in tutto e per tutto ovviamente dall'app, e fare un timelapse in movimento, quindi creare una sorta di hyperlapse lasciando il gimbal fermo in un posto. Ideale se volessimo seguire per esempio un ambiente molto grande e fare che ne so, un time lapse di un bel tramonto in un ambiente molto molto grande. Una funzione fighissima che ha, ma non funziona con 4K, solo in Full HD purtroppo, è il tracking. Nel momento in cui io seleziono per esempio il nostro buon Pietro e mi sposto, come potete vedere il tracking lo tiene e non lo molla, è abbastanza intuitivo. Rimani fermo un attimo per cortesia e potete vedere come il gimbal va a compensare il movimento e tiene sempre fermo il nostro buon soggetto e mi allontano. Fighissimo. Allora, mi sono tolto anche gli occhiali per concludere questa recensione e a portarla a un termine prima di morire dissolto sotto i 9800 gradi Celsius di Reggio Calabria. Consiglio l'acquisto del Mozza Mini S? Sì, assolutamente, più del DJI, perché intanto costa la metà. Quando mi è stato consigliato per la recensione era su Amazon intorno ai 49 euro, però in offerta. Dando un'occhiata stamattina si aggirava intorno agli 70-80 euro, ragion per cui è comunque una spesa molto fattibile, sicuramente più economico della controparte DJI. Certo, questo è un DJI Osmo Pocket, questo è un Mozza Mini S, quindi mini più S che mini, diciamo. Però non importa, è leggero, è comodo, è pratico, bla bla bla, ne abbiamo parlato prima, quindi non c'è nessun tipo di problema, è portabilissimo, lo metti in borsa e ciaone. Vi lascio il link sotto in descrizione come sempre per tutti i prodotti che recensisco. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ditelo ad amici e parenti da tutto il globo terracqueo. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video, come sempre alle ore 12, come sempre sul mio canale. Ciao cipollini.